Mimmo Zappia, primo tempo l'Olympic vince 2-0 e poi finisce pari la partita, un secondo tempo di sofferenza. In difesa di sofferenza. Sì, infatti non me la sento di recriminare più di tanto, anche effettivamente un tempo per uno, risultato giusto, qualche occasione in più da parte loro, tuttavia nel finale un'occasione di Rizzo che va a darci la vittoria, ma obiettivamente il pareggio mi sembra il risultato più giusto. Come continua il vostro campionato? Il nostro campionato continua bene perché dobbiamo recuperare dei giocatori importanti come Sacco, come stesso Mancuso, anche se oggi Drigani ha fatto delle parate importantissime, e dobbiamo soltanto pensare di recuperare dei giocatori, poi la qualità ce l'abbiamo e sicuramente alla lunga verrà fuori. È un girone nuovo e trovate ogni settimana squadre magari mai incontrate. Eh sì, c'è l'incognita appunto di questo girone mai fatto, quindi chiaramente giocatori che si conoscono poco, oggi dall'altra parte abbiamo visto sicuramente qualche buona individualità e bisogna stare attenti perché comunque le partite non sono mai chiuse come si è visto oggi. Secondo te le favorite al salto di categoria chi sono? Io te lo sarò più preciso chiaramente alla fine del girone d'andata quando le avrò viste tutte. Anche alla fine del girone di ritorno. Chiaramente sulla carta sicuramente il Savona, poi parlano tutti molto bene della Vadese, ma non si può chiaramente trascurare squadre esperte come Multedo, lo stesso Masone ha qualità con giocatori come Craviotto, come Minardi, sono giocatori importanti in tutte le squadre, secondo me ci sarà poca differenza alla fine. Risultato, posizione finale dell'Olympic? Io spero chiaramente nel giocarsi qualcosa a livello playoff, comunque tra le prime 5, poi vediamo i punti di distacco come saranno, però io ci credo.